100 caffè di carta è il titolo del nuovo lavoro letterario di Paolo Farina presentato nella biblioteca Ceci di Andria. Marilena Farinola. Giusto il tempo di sorseggiare un caffè e condividere una riflessione sul tempo che viviamo. Da qui prende il titolo del libro 100 caffè di carta, un modo alternativo per approcciarsi ad una narrazione che ci sorprende ancora oggi per la sua straordinaria efficacia e attualità. È stato presentato nella biblioteca Ceci di Andria l'ultimo lavoro letterario di Paolo Farina, dirigente scolastico e giornalista, con la partecipazione straordinaria della cooperativa sociale Filimondo e la sartoria sociale La Teranga. Quello che faccio la differenza non è ciò che viviamo, ma come lo viviamo. La differenza è sempre come e perché attraversiamo un momento. Quindi la parola crisi significa originariamente in sanscrito mettere a nudo. Io credo che la pandemia, ma anche adesso quello che stiamo vivendo, i venti di guerra, mettono a nudo la nostra fragilità. Sapere di essere fragili è un'opportunità per ridare senso e significato al nostro tempo. I temi affrontati, le storie narrate, fatti con un grande cuore pensante come quello di Paolo, sono molteplici, variegati, interessanti, avvolgenti, vivi e vitali. Parlano della vita nella sua interezza, nei suoi dettagli, nelle sue luci e ombre, nella sua bellezza e nella sua miseria. Il tutto passato al setaccio di una persona come Farina che vive tutto intensamente ed andando sempre a 100 all'ora, ma con la capacità di non perdersi nulla del paesaggio che lo circonda e dei mondi interiori che incrocia e che ama. Tutte le attività di questo pomeriggio, di questa sera, insieme alla presentazione, lavoreranno intorno al profumo di caffè e quindi il caffè ci dice relazione, ci dice stare con le persone ed è quello che questo testo e questo libro ci raccontano attraverso i vari racconti, quello stare con le persone raccontandosi. Vogliamo che diventi sempre di più un luogo appunto di aggregazione e quindi nella nostra bellissima biblioteca comunale, approfittando anche per mettere su un laboratorio con i ragazzi delle nostre scuole e per presentare un libro, perché Andria è città che legge, quindi promuoviamo la cultura della lettura della carta stampata, promuoviamo percorsi di cultura dai piccoli ai grandi della nostra comunità.